È stata inaugurata venerdì scorso nella parrocchiale la mostra iconografica di antiche e preziose stampe di Santa Maria Maddalena, parte della donazione del 2002 dell'ingegner Giusto Davoli, uomo e studioso fortemente legato alle vicende dell'arcipelago di La Maddalena e della sua storia. Allestita da Lino Sorba, la mostra è stata organizzata in occasione dei festeggiamenti patronali del 22 luglio, che hanno visto la presenza del vescovo, Monsignor Roberto Fornaciari, e di una delegazione di Aiaccio, capoluogo della Corsica, città con la quale la Maddalena è gemellata. Alla inaugurazione della mostra era presente, a fianco al parroco Don Andrea Domaschi, Don Francesco Tamponi, direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. All'inaugurazione ha partecipato anche l'assessore alla cultura Gian Vincenzo Belli. Le stampe che sono state esposte nella mostra di quest'anno a Santa Maria Maddalena fanno parte della collezione formata con la donazione dell'ingegner Davoli, ma anche con altre stampe che sono parte di una collezione privata. Raccontano anche della ricchezza dei beni culturali che si ritrovano alla Maddalena e soprattutto il piccolo ma importantissimo museo diocesano dedicato appunto alla nostra santa patrona dell'isola. Il messaggio di questa mostra è evidentemente il tema di una discepola, di una penitente, di una testimone del Vangelo che è Maria Maddalena. Le immagini che sono di diverse epoche di questa piccola mostra, ma molto importante per il valore anche estetico, raccontano questi tre livelli, appunto, la peccatrice, la penitente, la discepola del Signore. La mostra rimarrà allestita fino al prossimo 16 d'agosto.